Questo, Fabio. Il leader del Verona è il gioco. Io credo che il leader del Verona è il gruppo. E il gruppo si deve affidare a un'idea di gioco. Questo è, mi piace più vederlo così. Il vero leader di questa squadra deve essere il gruppo. Grande unità di gruppo che si affida, che si lega a un'idea di gioco. Che può piacere, non può piacere. Piace quando si vince e quando non ci sono, non piace meno. Però questo deve essere. Per me questa forse, per chiuderla bene, mi sembra proprio questo. Poi volevo sapere, come ti sei posto con la tua squadra questa settimana? Cioè, gli hai fatto vedere questi dati e gli hai detto, beh, va bene così, perché insomma il pareggio è comunque il bicchiere mezzo pieno? Oppure a loro hai detto, no ragazzi, non possiamo avere questi dati e aver pareggiato questa partita? Tu cosa avresti fatto? Io la seconda. Beh, questa insomma è una maturità della squadra, mi sembra un po' più analizzare le partite dal punto di vista critico e anche obiettivo. Quando si crea così tanto bisogna portare a casa qualcosa in più. Sì, bisogna essere assolutamente contenti, questo, ma c'è consapevolezza parte della squadra, perché a fine gara c'era quel sentimento di rabbia, sì, di soddisfazione fino a un certo punto di aver recuperato una partita, si è stato sempre sotto, però anche quella rabbia, perché si è reso, insomma, era abbastanza palese, evidente la situazione di aver creato tanto e raccolto poco. Magari negli occhi di tutti, volevo parlare di un singolo di Sidi Gabbi, perché negli occhi di tutti magari è rimasto il gol, quello che sbaglia, no? Davanti al portiere. Però poi vai a vedere i dati, è quello che salta più uomini nel dribbling, quello che fa più cross, quello che guadagna più palloni. Mi pare che abbiamo guardato bene questi dati questa settimana. Come stai studiando i dati? No, cosa mi fa piacere questa però squadra? È bello, no? No, perché fino adesso non è mai successo, allora è diventata una. Ha recuperato 8 palloni davanti, ha fatto 3 dribbling, 2 vincenti, ha fatto un sacco di cross. Quindi, no, voglio dire, è per anche spiegare perché a volte un allenatore poi fa determinate scelte, no? Ma io non mi piace parlare tanto di singoli, però poi alla fine voi mi fate delle domande sui singoli e devo rispondere, perché poi devo gestire un gruppo di qualità, con tanti giocatori importanti. In questo momento Luca, che è in continua crescita, la partita di domenica non deve condizionare la valutazione sul giocatore solo esclusivamente su quell'occasione dove veramente, però poi su tutto il resto, per la voglia, la capacità di andare a recuperare i palloni, è vero il fatto, l'assist sul rigore sembra una palla così per caso, è una gran palla quella che dove poi si scaturisce il rigore, e poi l'opportunità che si è creato. Per me, fino a quando un attaccante tira tanto, va bene, perché il problema è quando non arriva, allora sì, che quando arriva a concludere e a recuperare e a lavorare per la squadra, io su questo già mi rende molto soddisfatto. Poi un giocatore di qualità, e non perché non ne abbia, però ha caratteristiche diverse da tutti gli altri, quindi io sono soddisfatto della prestazione di Luca, forse è stata la prima partita dove non è stato sostituito, insomma. Cambio è stato fatto al 90esimo perché anche la sua condizione atletica è in continuo miglioramento. Battuta velocissima, ciao mister. È 11° minuto del primo tempo, a un certo punto Romulo decide di partire palla a piede. Insomma, come hai seguito l'azione? Cosa hai pensato in quel momento, visto che insomma tanti hanno detto poteva venire giù il 20 gol in caso di gol e di mezzo miracolo anche del portiere Minelli? Bello vedere, lì c'era tutto lo schema preparato in settimana, dire, ovviamente era un senso di soddisfazione, qui si vede la mano, si vede la mano dell'allenatore, mi dispiace perché non è stato così concluso, giocatore di qualità e quando parte si sente, si vede, quindi dispiace perché anche in quella situazione, di là poi della parata c'è stato il pallo, Davide Lupi è arrivato pure sulla seconda palla e a rischio insomma di rompersi la gamba e la palla è uscita fuori. E noi dobbiamo continuare così, e i giocatori che hanno maggiore qualità la devono mettere a disposizione della squadra e le prestazioni miglioreranno sempre. Sul gol invece, su punizione del Brescia, secondo te l'errore della tua squadra dove è stato? Lasciare i 3 giocatori in più in barriera del Brescia, nessuno che è andato a contrastarli, quel pallone che poi è passato dalla parte di Nicolas. Ovviamente è solo un'analisi questa, non vuole essere alcuna critica. Ma qui c'è poco da, insomma, di analizzare, lì la barriera si è, almeno la barriera si è mossa bene, e il resto,
loro facendo confusione in quella situazione dove si rischia anche di commettere dei falli, falli da rigore, la palla è passata in mezzo, tanta gente, hanno fatto un blocco e è finita, insomma, è capitato. Ultima, sentite i tifosi, nonostante appunto il pareggio amaro, tanti hanno detto che contro il Brescia è stata la partita più bella, più emozionante, dove insomma il Verona, numeri alla mano e non solo, ha divertito, insomma, ai Bentegodi finalmente, e non solo ai Bentegodi mi viene a dire, io seguo ovunque l'Hellas, finalmente si è tornati a giocare a calcio e soprattutto a divertirsi guardando il Verona giocare. Beh, questo mi fa piacere, perché poi quando uno esce dal campo con un avendo vinto e c'è soddisfazione, è perché la squadra ha offerto una bella prestazione. Continuo a dire che mi diverto molto di più. Siamo i due. Grazie mister. Grazie. In bocca al lupo. Grazie.